Ciao ragazze e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Questo è un caso che mi ha richiesto qualcuno nel Google Docs, quindi iniziamo immediatamente. Partiamo ovviamente dal posto in cui si svolge questa storia. Siamo a Brownwood, in Texas, una città degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di Brown, in Texas. Ed è l'agosto del 2012. Michelle Rader, la protagonista di questo caso, è una 38enne divorziata, madre di due ragazzi. La donna vive e lavora a Brownwood, in Texas, ed è molto popolare tra i suoi colleghi e i clienti del negozio di ferramenta in cui lavora come caporeparto, Home Depot. Tutti vogliono molto bene a Michelle e a lavoro è brava, sa intrattenere i clienti, sa come trattarli, sa come ottenere una vendita. Sul lavoro Michelle conosce la sua migliore amica, Denise Worrell. Denise racconta che è molto divertente stare a contatto con Michelle. È gentile, fa un sacco di battute, ha un carattere estremamente estroverso ed è sempre di buon umore. Michelle racconta a Denise di aver rotto con un uomo con cui è stata insieme per 5 anni. Perché la tradiva. Quindi Denise cosa fa? Chiede a Michelle di diventare sua coinquilina. In questo modo Michelle non si ritrova completamente da sola e ha qualcuno con cui stare, anche per non sentirsi isolata in una casa silenziosa, insomma. Michelle nel passato ha frequentato la Tree Valley School a Grantsville, a New York, fino all'ultimo anno quando si è trasferita e diplomata alla Fallsbrook High School, di Fallsbrook per l'appunto, sempre a New York. Dopo la laurea, Michelle si è trasferita in Texas e ha messo su famiglia. I suoi figli adolescenti, Alexis e Ty, la vanno a trovare regolarmente nella nuova casa. I figli per Michelle sono tutta la sua vita. Li ama follemente. Però purtroppo non può vederli tutti i giorni. E infatti Michelle ha la sensazione che il suo ex marito, Steve, arrivi sempre troppo presto. E che il tempo passato con i suoi figli sia sempre troppo poco. Alexis e Ty vivono con loro padre Steve. Perché quando Michelle e Steve avevano divorziato, avevano lasciato che fossero i figli a decidere dove stare. E siccome erano cresciuti nella zona in cui vive Steve, avevano deciso di rimanere con lui. Gli accordi per la custodia chiaramente vanno bene ai ragazzi, ma per Michelle è molto difficile accettare che vivano a un'ora di macchina da lei. Anche dopo 4 anni Michelle sa che Steve non l'ha perdonata per averlo lasciato per un altro uomo. Quell'uomo che alla fine ha tradito Michelle dopo 5 anni insieme. Senza figli a casa e avendo chiuso con il suo compagno, Michelle si sente un po' sola. Nonostante la compagnia di Denise, che però non è sempre presente, spesso i loro turni di lavoro non combaciano, in quanto molto spesso quando una è a lavoro, l'altra è a casa, o viceversa. Quindi Michelle si rivolge ai social network per fare nuove amicizie. Si iscrive per la prima volta a Facebook. Appena creato quell'account, riceve già una richiesta d'amicizia di un uomo di nome Rocky Switzer. Anche lui, come Michelle, è originario di New York, ma vive in Texas. Michelle chiede a Rocky se per caso si conoscono e Rocky ribatte che sono andati insieme a scuola. La donna quindi cosa fa? Prende tutti i suoi annuari scolastici e inizia a cercare tra le foto questo Rocky Switzer, senza trovarlo. Però mentre lei è lì che cerca questa foto, Rocky le riscrive. Ma come, non ti ricordi? Ero in classe con tua sorella. Melanie, però in questo caso a mio avviso Michelle commette una leggerezza, ossia non chiama sua sorella Melanie per chiederle se per caso si ricorda di qualcuno che andava a scuola con lei di nome Rocky Switzer. Si fida semplicemente delle parole di quell'uomo conosciuto su Facebook. Insomma, Michelle cede in quanto sa che Rocky conosce Melanie, sua sorella, a quanto dice lui. Inoltre sa in quale scuola sia andata ed è in effetti a conoscenza di alcune situazioni presenti nella sua famiglia. Quindi Michelle si fida. È così che Michelle accetta l'amicizia di Rocky. Nei giorni successivi Rocky e Michelle continuano a sentirsi per telefono. Michelle gli chiede di che cosa si occupa, che lavoro faccia. Rocky le risponde che si occupa del traffico aereo all'aeroporto di Dallas. Nonostante Denise, la migliore amica di Michelle, inizialmente non è che veda di buon occhio questo Rocky, non la convince affatto, dopo qualche giorno si convince anche lei che sia una cosa positiva che Michelle abbia trovato qualcuno che la leghi al suo passato. Passano i giorni.
Michelle continua a sentire Rocky su Facebook. Denise, notandola sempre al computer, le chiede se sta ancora sentendo il tizio che l'aveva contattata. Quel Rocky, insomma. Michelle si limita ad annuire e Denise la guarda e le dice: beh, quindi? Dimmi, è carino allora? Michelle risponde tipo: diciamo che è simpatico. Denise quindi ribatte: oh no, mio Dio, Michelle, ma quindi è brutto? Michelle risponde: sai, il problema è che non ne ho proprio idea perché non ha una foto profilo. Denise, a questo punto, si insospettisce. Perché Rocky non ha una foto profilo? Michelle fa spallucce e dice alla sua amica che non ne ha idea, ma ne approfitta per chiederlo a Rocky. Michelle non fa finta di nulla, fa domande e cerca risposte. Rocky le risponde che non è affatto pratico con Facebook, quindi non sa come impostare una foto profilo. Deve ancora capire come funziona. Per me era abbastanza intuitivo Facebook, però procediamo. Arriva il giorno dopo e in effetti Rocky ha impostato una foto profilo su Facebook. Quando accade questo, sia Michelle che Denise sono a casa, quindi appena Michelle vede quella foto, chiama immediatamente Denise dicendole: eccolo, guarda, finalmente ha aggiunto una foto profilo. Quindi Denise e Michelle guardano insieme quella foto profilo e entrambe pensano che questo Rocky Switzer sia un gran bell'uomo. Rocky finalmente accende l'interesse di Michelle. Si sentono per giorni, fino a quando la mattina di lunedì 10 settembre 2012 Michelle dice all'uomo che è in viaggio per Abilene, in Texas, e la invita a uscire a cena. Dopo tutti i messaggi che si sono scambiati, chiaramente Michelle non vede l'ora di vedere questo Rocky di persona. Così Michelle decide di dare a Rocky il suo numero di telefono. I due decidono di incontrarsi proprio quella sera. Rocky dice a Michelle che la porterà fuori a cena al Rockin' R Steakhouse, che si trova a Santa Anna, in Texas. Michelle dice a Denise, la sua coinquilina, che non sarebbe tornata a casa troppo tardi. Quindi Denise decide di aspettare Michelle sveglia. Passa il tempo. È mezzanotte, ma Michelle ancora non è tornata a casa. Denise quindi le manda un messaggio per chiederle come stia andando questo appuntamento, ma non riceve risposta. Verso mezzanotte e mezza Denise manda un messaggio a Michelle chiedendole se va tutto bene, se è tutto ok, e anche in questo caso non riceve risposta. A questo punto Denise si preoccupa, non riesce a stare tranquilla, non va neanche a letto. Prova a sdraiarsi sul divano per riposare un po', ma non riesce mai ad addormentarsi, continua a controllare il telefono in attesa di una risposta da Michelle. Una risposta che purtroppo non arriva mai. La mattina dell'11 settembre 2012 Denise chiama lavoro e chiede se per caso Michelle sia già arrivata. È possibile che Michelle sia stata così bene con Rocky da voler passare una notte con lui. D'altronde è una donna adulta ed è single. Purtroppo però anche in questo caso la risposta è negativa. Michelle quel giorno al lavoro non si è vista. Denise a questo punto decide di chiamare la polizia. Spiega che la sua amica è uscita la sera prima con un uomo che le aveva chiesto l'amicizia su Facebook. Si dovevano incontrare a Santa Anna per andare a cena fuori. Quando Denise accede a Facebook e prova a far vedere il profilo di Rocky al detective, però purtroppo non lo trova più. Il profilo dell'uomo è sparito, esattamente come è sparita la sua amica Michelle. Ebbene, dovete sapere che in realtà su Facebook un profilo non viene mai eliminato, viene piuttosto disattivato, congelato. Al dipartimento della polizia di Brownwood il caso viene assegnato al detective Brian Tompkins. Il detective sa per esperienza che la maggior parte delle persone scomparse a seguito di un appuntamento ricompaiono solitamente sane e salve. Spera vivamente che sia così anche per il caso di Michelle. Il detective, leggendo il fascicolo del caso, è colpito da un nome in particolare: Rocky Switzer. Quello è l'uomo che ha visto per l'ultima volta Michelle. Il detective cosa fa come prima mossa? Chiama la sorella di Michelle, Melanie, per sapere cosa sappia di questo tizio di nome Rocky Switzer. Ebbene, Melanie non ricorda nessuno che a scuola corrispondesse al nome di Rocky. Il detective a questo punto chiama all'aeroporto di Dallas, spera di ottenere delle informazioni dai colleghi di Rocky, ma scopre che nessuno con quel nome lavora al traffico aereo o in qualsiasi altro posto dell'aeroporto. Di fronte a due vicoli ciechi, il detective si preoccupa e quindi decide di partire per Santa Anna. Lì si dirige verso il luogo del primo appuntamento di Michelle e Rocky, il Rockin' R Steakhouse. Il detective entra nel ristorante e fa delle domande alla cameriera mostrando la foto di Michelle. Per caso la sera precedente l'hanno vista? E in questo caso il detective scopre due cose. Nessuno la sera prima ha visto Michelle in quel ristorante. Ma soprattutto quel ristorante la sera prima era chiuso, perché il lunedì è il giorno di chiusura del Rockin' R Steakhouse. A questo punto sembra che tutto quello che Rocky ha raccontato a Michelle
sia una bugia. Il detective esaurisce tutte le piste per cercare di identificare Rocky, quindi inizia seriamente a credere che probabilmente questo Rocky non esista affatto. Senza ulteriori piste da seguire, il detective si rivolge ai giornali locali per chiedere a tutti di contribuire con delle informazioni sugli spostamenti di Michelle. I figli di Michelle, Ty e Alexis, non riescono a trovare una spiegazione per la scomparsa di loro madre. I due ragazzi sono davvero sconvolti, devono fare anche i conti con le chiacchiere della zona. Le persone dicono che Michelle se ne sia andata abbandonando tutto, anche i suoi figli. Il punto è che Michelle non è assolutamente questo tipo di persona, era solita chiamare i suoi figli ogni singola sera. Non avrebbe mai abbandonato Ty e Alexis così dal nulla. Il detective a questo punto decide che è arrivato il momento di andare a Trent, in Texas, per parlare con l'ex marito di Michelle. Steve ha sentito dire che il matrimonio tra Steve e Michelle è finito male, ma soprattutto Steve è ancora arrabbiato con Michelle, perché è Michelle che l'ha lasciato. Il detective quindi va da Steve e gli fa delle domande sui rapporti con la sua ex moglie. Steve è sincero, racconta che lui e Michelle sicuramente hanno e avevano dei problemi, ma insomma ci stanno lavorando. Il detective chiede a Steve se per caso il 10 settembre ha parlato con Michelle. Steve ribatte che il 10 settembre lui non l'aveva assolutamente sentita, ma qualche tempo prima l'aveva chiamato disperata, perché la storia con un certo Lenny Bush era finita davvero molto molto male. È così che il detective scopre che Michelle, dopo aver lasciato suo marito, è andata a vivere con un altro uomo, un certo Lenny Bush. Il detective quindi decide di mettersi in contatto con Lenny Bush, che ormai abita a San Angelo, in Texas, con la sua nuova compagna Cindy Barrow. Lo chiama, gli fa qualche domanda e Lenny gli spiega che lui e Michelle si erano lasciati male. Avevano sicuramente avuto una rottura difficile, ma ora erano in buoni rapporti. Lenny dice peraltro al detective che dopo la rottura Michelle ha iniziato a frequentare un altro uomo sposato. Il detective a questo punto si chiede se questo uomo sposato con cui Michelle si è frequentata dopo la rottura con Lenny possa essere proprio Rocky Switzer. Intanto a Brownwood ci sono delle novità. Il 13 settembre viene ritrovata la macchina di Michelle abbandonata davanti a un centro sportivo, il Bert Massey Sport Complex, a soli 10 minuti da casa sua. Non sono presenti segni di lotta vicino all'auto, tutti gli sportelli sono chiusi, tranne quello del lato guidatore. La borsa e i documenti di Michelle vengono trovati sul sedile anteriore della macchina. Il detective sospetta che delle circostanze particolari gliele avrebbero fatte lasciare lì. Questo caso di scomparsa si fa serio. Michelle è scomparsa da 48 ore e il detective non è neanche vicino a scoprire dove si trovi o l'identità della persona con cui fosse. A questo punto il detective torna al negozio in cui lavorava Michelle e incontra Yolanda, una sua collega e buona amica. Il detective vuole sapere se le può dire qualcosa in più sulla vita amorosa di Michelle, che al momento per il detective è formata da un quadro intricato di uomini: Steve, Lenny e poi c'è qualcun altro. Yolanda dice al detective che in effetti Michelle si stava vedendo anche con un uomo di nome Kemper Croft. Quest'ultimo è entrato nel negozio 6 settimane prima e insomma diciamo che aveva intrigato Michelle. Kemper le aveva detto che era separato, ma non era vero, non è stato sincero con lei, non le stava dicendo la verità. Yolanda infatti spiega al detective che poco tempo dopo la moglie di Kemper aveva chiamato Michelle accusandola di avere una storia con suo marito. Quella donna era completamente impazzita al telefono con Michelle, urlava a squarciagola e non la faceva parlare. Scioccata e ferita, Michelle chiude immediatamente la storia con Kemper e dice alle sue colleghe di non volere altri problemi nella sua vita, a parte quelli già esistenti. Il detective a questo punto decide di convocare in centrale Kemper Croft. L'uomo non nasconde la sua relazione con Michelle. Dice tranquillamente che l'ha conosciuta nel negozio in cui lavorava. Hanno iniziato a flirtare, si sono piaciuti, quindi Michelle gli ha dato il suo numero. Sono usciti un paio di volte e sono diventati intimi. Il detective a questo punto chiede a Kemper quando avesse visto per l'ultima volta Michelle. Kemper risponde che forse l'aveva sentita l'8 settembre. Il detective continua chiedendo se è sicuro che in realtà non si siano sentiti anche il 10 settembre. Kemper a questo punto dice al detective che in effetti è vero, lui l'ha chiamata il 10 settembre per dirle che doveva smetterla di sentirla perché sua moglie Susan aveva scoperto la loro storia. Kemper giura di non avere niente a che fare con la scomparsa di Michelle e il detective ci crede. La famiglia e gli amici di Michelle sono ansiosi di ricevere sue notizie. Sono ormai passati 4 giorni da quando è andata all'appuntamento con Rocky senza mai tornare. Poi la sua coinquilina Denise riceve un messaggio. Denise guarda il telefono e si rende conto che quel messaggio è di Michelle,
Fa un sospiro di sollievo. Finalmente Michelle si è messa in contatto con lei. Denise quindi apre il messaggio e legge. Il messaggio dice: sto bene, ma non posso ritornare. Non ora. Lasciatemi stare. Denise guarda quel messaggio, lo legge più e più volte e si rende conto che Michelle le ha scritto quel messaggio da Facebook. Ha usato l'applicazione Messenger. Denise sa che se Michelle avesse voluto contattarla non l'avrebbe mai fatto tramite Messenger. E tra l'altro, per avere un'ulteriore conferma, la donna chiama Steve, l'ex marito di Michelle. Gli chiede quindi se per caso ha ricevuto un messaggio da Michelle, ma Steve quel messaggio non l'ha ricevuto. E a questo punto Denise capisce che il messaggio che ha ricevuto lei, invece, non l'ha scritto Michelle. Perché se fosse stata Michelle a mandarlo, ne avrebbe scritto uno anche a Steve. Michelle non avrebbe mai lasciato i suoi figli senza dire niente. Mai. Quindi Denise sa che a scrivere quel messaggio non è stata Michelle. Questo significa che il sollievo che ha provato anche solo per qualche minuto, ahimè, non era reale. A questo punto una domanda sorge spontanea. Qualcuno quindi aveva il telefono di Michelle? Lo stava usando al posto suo? Inaspettatamente la fortuna ricomincia a girare quando Rocky Switzer riappare su Facebook. Si accorge un'altra collega di lavoro di Michelle che chiama Denise per informarla. Denise, quindi la coinquilina di Michelle, chiama il detective per avvisarlo del fatto che l'account Facebook di Rocky Switzer è di nuovo attivo. Il detective a questo punto che fa? Chiama gli amministratori del social, quindi di Facebook, e richiede di congelare il profilo. Poi richiede un ordine giudiziario per avere le informazioni dell'iscritto e l'indirizzo IP associato a Rocky Switzer. Una volta ottenuto l'accesso al profilo di Rocky, il detective studia i messaggi e si accorge che Michelle gli ha parlato del suo fidanzato sposato, Sadie Kemper. Teorizza che il profilo di Rocky possa essere falso ed essere stato creato dalla moglie di Kemper, Susan. La moglie di Kemper ammette di aver fatto una telefonata a Michelle riguardo la relazione con suo marito. Susan dice al detective che ovviamente era molto arrabbiata per il fatto che Kemper avesse una relazione con Michelle. Il detective quindi chiede a Susan come sia venuta a scoprire di questa relazione e la risposta che dà Susan è sconvolgente. Spiega che un uomo aveva bussato alla sua porta, lei aveva aperto, però era anche stranita da quella visita perché non lo conosceva. Questo uomo aveva detto a Susan: salve signora, lei non mi conosce, ma io ho delle informazioni importanti per lei. Suo marito si diverte con un'altra donna alle sue spalle. Susan gli aveva chiesto chi fosse quella donna e l'uomo le aveva dato un biglietto con su scritto il nome di Michelle ed il suo numero di telefono. Il detective a questo punto chiede se l'uomo che è andato a casa sua per caso si fosse presentato. Susan annuisce. Quell'uomo si era presentato con il nome di Lenny Bush. Lenny Bush è l'uomo che Michelle ha lasciato dopo 5 anni insieme a causa di un tradimento. Il detective a questo punto capisce di dover approfondire il breve scambio che ha avuto con Lenny 4 giorni prima. Lenny infatti aveva detto al detective che non era in città il giorno della scomparsa di Michelle. Peccato che Susan e Kemper vivano ai confini di Brownwood e i loro interrogatori confermano che Lenny il 10 settembre si trovava in città e stava mentendo, perché Lenny il 10 settembre è andato a bussare alla porta di casa di Kemper. Per prima cosa fa il detective a questo punto? Fa di nuovo visita a Denise per scoprire qualcosa della storia tra Michelle e Lenny. Denise spiega al detective che Lenny controllava Michelle. Era ossessivo, la chiamava sempre quando era fuori casa, anche quando era con degli amici. E per di più, ciliegina sulla torta, la seguiva. Lenny però aveva detto al detective che lui e Michelle, tutto sommato, ormai erano in buoni rapporti, parlavano regolarmente e andavano d'accordo. Chiede a Denise se secondo lei queste affermazioni corrispondono al vero. Denise, con estrema sicurezza, risponde immediatamente che non è assolutamente così. Anzi, dopo la rottura, lui ha continuato ad importunarla, la chiamava in continuazione. Infatti Michelle ha dovuto anche cambiare numero di telefono. Gli altri sospettati hanno degli alibi forti. Perciò è evidente che il detective si debba concentrare principalmente su Lenny Bush. Ma deve ancora trovare Michelle e sa di aver bisogno di aiuto. Le indagini richiedono più risorse, più personale, più risultati. Quindi chiama in aiuto i Texas Ranger. Danny Crawford, un Texas Ranger che inizia a lavorare al caso, chiede immediatamente di leggere i tabulati telefonici. Il Ranger a questo punto rintraccia il cellulare di Michelle, o almeno ci prova. Questa è l'opportunità migliore per localizzarla. Riescono in effetti a triangolare alcune posizioni geografiche. Michelle ha lasciato Brownwood in direzione sud, ha girato a ovest per Brooksmith, in Texas, ed è passata per delle strade della contea di Coleman. Il segnale del cellulare di Michelle scompare dalla rete la sera del 10 settembre alle 20:55. La localizzazione dell'ultimo segnale del cellulare di Michelle
è lontana. Intanto succede una cosa inaspettata, perché al dipartimento di polizia di Brownwood il detective riceve la richiesta di incontrare Lenny Bush. Ha una scioccante rivelazione da fare. È lui Rocky Switzer. Lenny spiega di aver creato quell'account solo per poter parlare con Michelle, in quanto era ancora innamorato di lei. Dice anche che la sera in cui ha organizzato l'incontro con Michelle, non si è semplicemente presentato all'appuntamento. Lenny voleva solo che sentisse cosa si prova ad essere mollati e abbandonati come lei ha fatto con lui. Ovviamente il detective inizia a guardare Lenny in modo sospetto, ma ancora ovviamente non può arrestarlo. Intanto nella contea di Coleman, il 19 settembre del 2012, il Texas Ranger Danny Crawford avvia una ricerca sul territorio per cercare Michelle nell'ultimo posto in cui è stato localizzato il suo cellulare. Cercano lungo i lati delle strade per chilometri. Il terreno va dai campi coltivati ai terreni per la pastorizia, alcuni dei quali con della boscaglia, e dunque è facile scoraggiarsi. Prima di iniziare le ricerche, però, il ranger Crawford ha delle domande da fare a Lenny. Il ranger chiede a Lenny se il 10 settembre era in città, a Brownwood, e Lenny risponde sempre in modo negativo. No, lui il 10 settembre non era affatto in città. Il ranger quindi gli fa delle domande su Susan Croft, la moglie di Kemper, che ha scoperto la relazione di suo marito proprio grazie a Lenny. L'uomo ribatte: beh, forse sono andato in città per un po', ma non ho visto Michelle. Lenny continua a negare fino a quando il ranger non gli mette sotto il naso le registrazioni telefoniche che mettono lui e Michelle insieme. Lenny quindi a questo punto continua dicendo che forse sì, Michelle l'ha vista per un attimo, si sono visti a nord di Brownwood, presso un magazzino, perché lui le doveva ridare delle cose. Il ranger mostra a Lenny la mappa che traccia entrambi i cellulari. I due cellulari avevano viaggiato insieme verso il sud della contea di Brown, entrando nella contea di Coleman, e sono rimasti insieme fino a quando il cellulare di Michelle non ha perso il segnale. Quei due cellulari sono insieme per 2 ore, immersi nel nulla, prima che quello di Lenny riprenda il viaggio verso San Angelo da solo. Insomma, sembra che Lenny sia colpevole, ma durante l'interrogatorio ripete: non so dove sia andata, non so cosa sia successo, non ho ucciso Michelle, quindi non vi posso aiutare. Alla fine si spazientisce e mette termine all'interrogatorio andandosene. Nel frattempo il ranger riesce ad ottenere un mandato per perquisire il furgone di Lenny, e nel cruscotto trovano la ricevuta di un negozio di armi datata 10 settembre, ossia quando è scomparsa Michelle. Riescono quindi a recuperare un video da un negozio in cui Lenny ha comprato delle munizioni proprio il 10 settembre. Le munizioni corrispondono al calibro della pistola di cui la madre di Lenny ha denunciato la scomparsa poche settimane prima che Michelle sparisse. Nel cassone del furgone trovano anche una pala con il manico rotto. La testa della pala è molto arrugginita, tranne sulla punta, dove per circa 10 cm si vedono chiaramente i segni di un recente utilizzo per scavare. Il detective, nonostante queste nuove prove alquanto importanti, sa che per poter arrestare Lenny ha bisogno di prove schiaccianti. L'unica speranza di chiudere il caso è trovare il corpo di Michelle. Ci sono circa 100 agenti per le ricerche, 2 squadre con i cani per il ritrovamento dei cadaveri, ci sono agenti a cavallo, agenti in jeep e agenti in squadre allineate ad un braccio di distanza gli uni dagli altri. Trovare un corpo in quella zona è molto difficile perché è popolato da maiali selvatici che sono carnivori, quindi qualsiasi cosa che sia morta, ahimè, viene divorata da loro. Gli agenti e i ranger setacciano l'intera boscaglia alla ricerca di qualsiasi traccia che gli potesse dire dove si trovava Michelle, fino a quando qualcuno trova qualcosa. C'è un cumulo di terra alto 60 cm con dei rami buttati sopra al di sotto di un ponte. Andando dalla parte a favore del vento, ahimè, si sente l'odore della decomposizione. I detective iniziano a scavare e in effetti trovano il corpo di Michelle Rater. Il ranger ora deve provare che l'ex compagno di Michelle, Lenny Bush, sia l'assassino. Sfortunatamente, a causa del tempo trascorso e delle condizioni climatiche, le autorità, ahimè, non trovano prove di DNA. Non ci sono traumi da impatto, non le hanno neanche sparato, non è stata pugnalata, né è stata picchiata a morte. Ciononostante, Lenny Bush viene arrestato nella contea di Tom Green con l'accusa di furto di identità online e con l'accusa di aver rapito e ucciso Michelle il 20 settembre 2012. Con un verdetto di colpevolezza, Lenny sarebbe condannato all'ergastolo senza condizionale. Il processo inizia il 7 aprile presso il tribunale della contea di Coleman. Gli avvocati assegnati al caso si rendono conto che è puramente indiziario. In pratica non sanno come sarebbe stato accolto dalla giuria. Secondo i documenti del tribunale,
Lenny Marvin Bush ammette l'autorità di aver creato un account falso di Facebook con il nome di Rocky Switzer per comunicare con la sua ex ragazza Michelle Rater con l'intento di farle del male. L'accusa presenta la sua teoria alla corte. Un'innocente madre single è stata ingannata da un uomo di cui in precedenza si fidava. Rocky ha fatto un ottimo lavoro nell'ingannare Michelle, tanto da spingerla ad un incontro nel quale pensava di uscire per un appuntamento. E invece si è ritrovata Lenny Bush che le puntava una pistola in faccia. L'ha quindi costretta ad entrare nella sua macchina, ha guidato verso sud. Alle 18.24 il telefono di Michelle viene rintracciato verso il complesso sportivo vicino ai campi da softball. Passano Camp Bowie e il Gordon Wood Stadium. Alle 18.33 entrambi i telefoni sono nella stessa area del campo da baseball. Intorno alle 18.40 entrambi i telefoni sembrano lasciare il campo da baseball, dirigendosi verso Santa Anna, nella contea di Coleman. Il telefono di Michelle ha smesso di dare un segnale alle 20.55. Tuttavia, il telefono di Lenny ha continuato a viaggiare verso Valera e San Angelo. Il telefono di Lenny rimane fermo a San Angelo fino al giorno successivo, ossia l'11 settembre 2012, alle 8.52 di mattina. La mattina successiva Lenny lascia nuovamente San Angelo e si dirige verso Coleman. Questo vuol dire che sta tornando nel luogo in cui ha sepolto Michelle. Se Lenny non avesse lasciato una traccia di sé, grazie ai cellulari, il corpo di Michelle sarebbe rimasto lì per un lungo periodo di tempo. I suoi resti vengono ritrovati 2 settimane dopo la sua scomparsa, sotto un ponte nella contea di Coleman. Il segnale del telefono di Michelle, in effetti, sparisce fino all'11 settembre 2012, ma alle 10.28 il suo segnale telefonico viene rilevato per l'ultima volta, sul luogo della sua sepoltura. Il medico legale, il dottor Mark Cruz di Fort Worth, afferma che non ci sono prove di ferite esterne sul corpo di Michelle, come ad esempio colpi di arma da fuoco o coltellate. Il corpo viene classificato come decomposizione da moderata ad avanzata. La causa della morte rimane sconosciuta, ma il medico legale afferma che l'asfissia per soffocamento non può essere esclusa. Probabilmente Lenny in effetti ha soffocato Michelle o ha usato qualche sostanza chimica per farle perdere i sensi e poi soffocarla. L'ha uccisa e poi ha seppellito il suo corpo lì vicino, proprio sotto un ponte. Alla fine ha raccolto le sue cose ed è tornato a San Angelo. Quando viene eseguito un controllo sul computer di Lenny, si scopre che aveva cercato su internet delle sostanze sedative il giorno prima che Michelle sparisse. Tracce di queste ultime vengono trovate nel suo furgone. Ma, ragazze e ragazze, è l'ultima azione di Lenny che convince la giuria della sua colpevolezza. Perché? Perché, come già vi ho detto, la mattina seguente all'omicidio, cioè l'11 settembre, Lenny si rende conto di aver fatto un errore clamoroso e colossale. Ha lasciato il cellulare di Michelle sulla scena del crimine. Quindi, che ha fatto? È tornato indietro per riprenderlo. Lenny quindi torna nella contea di Coleman, proprio sotto quel ponte. Trova il cellulare di Michelle e al posto di spegnerlo, controlla i suoi messaggi. E quindi il telefono di Michelle si aggancia a una cella lì vicino. Quest'ultima azione compiuta da Lenny ha dato un ultimo segnale che lo ha collegato a Michelle, che ormai purtroppo non era già più in vita. La difesa chiama solo 3 testimoni prima di archiviare il caso. Una di quei testimoni è l'ex fidanzata di Lenny, ossia Cynthia Barrow. Lenny si è trasferito con Cynthia dopo essersi lasciato con Michelle. Secondo Cynthia, Lenny è tornato a casa verso le 23.30, il 10 settembre del 2012, ma non sembrava arrabbiato, turbato o addirittura ansioso. L'11 aprile del 2014 Lenny Bush viene proclamato colpevole di omicidio e viene condannato all'ergastolo senza possibilità di condizionale. Ragazzi, qui ovviamente il filo conduttore è internet. Siamo sempre lì. Tutto è iniziato da Facebook. Questo ovviamente non significa che Lenny forse non avrebbe mai ucciso Michelle. Ha deciso di fare un piano un po' più astuto nella sua testa. Però magari sarebbe comunque successo qualcosa di orribile a Michelle a causa di Lenny, insomma. Questo però mi ha portato a fare una riflessione. È molto facile fingersi qualcun altro oggigiorno su internet e di questo ne siamo tutti sicuri, non ci sono dubbi. Il problema è quando una persona, magari qualcuno che tu conoscevi anni prima, che hai intravisto. Perché alla fine è questo che ha fatto Michelle. Non è che abbia proprio accettato di parlare con un illustre sconosciuto. Anzi, ha accettato la sua richiesta d'amicizia perché era riuscito a convincerla del fatto che era una persona che lui conosceva. Cioè, non è tanto il fatto del sono un bravo uomo, non farei mai del male a nessuno. Il punto qui è che Michelle si è fidata di una persona che si è presentata come un suo ex compagno di scuola.
Continua a non capire perché non abbia contattato sua sorella per sincerarsi di questa situazione, per capire se lei si ricordasse di questo Rocky Switzer. Ovviamente non sono riuscita a trovare informazioni, però è anche possibile che Michelle con sua sorella non avesse più ottimi rapporti. Quello che vi voglio dire, ragazzi e ragazze, è di fare sempre molta attenzione. Oramai internet è pieno di fake, è pieno di gente che finge di essere qualcun altro e ahimè ci sono persone che ci cascano in queste situazioni e ci stanno immerse per anni. Ci sono persone che si fidanzano virtualmente per anche 10 anni con qualcuno, poi si rendono conto di essere stati truffati perché quel qualcuno con cui sono stati insieme per 10 anni gli ha continuato a chiedere soldi. Dunque, le truffe su internet sono sempre più presenti. Ovviamente non tutti questi casi si concludono per forza con un omicidio. Assolutamente no. Però il mio consiglio è di prestare molta attenzione alle persone che aggiungete su internet, alle persone che accettate come amiche, ma anche alle persone con cui parlate, perché dare fiducia a qualcuno su internet è davvero un attimo. Magari si parla per ore ed ore e si ha l'impressione di conoscere per una vita quella persona perché ci si trova benissimo a parlare con quella persona e alla fine si vanno a raccontare delle cose magari private che poi potrebbero portare dei guai. Vi ricordo sempre di fare attenzione, di avere 1000 occhi e di essere sempre diffidenti. In questi casi è meglio diffidare che dare troppa fiducia a delle persone che neanche sapete realmente chi siano, magari. Ci sono persone nella vita quotidiana che magari frequentiamo per anni e anni e poi si rivelano essere delle persone totalmente diverse, totalmente opposte da quelle che noi credevamo. E se le persone possono fregarci dal vivo, in questo modo, fingendo di essere chi non sono per così tanti anni, figuriamoci su internet. Con questo non voglio dire che, attenzione, oh mio Dio, non bisogna mai fare cose su internet né cercare. Sapete quante coppie si sono formate grazie a Tinder? Non poche. Quindi non sto demonizzando al 100% internet, vi sto dicendo di fare attenzione, di avere 1000 occhi. Il mio consiglio, per quanto possa essere banale, è questo. Non sminuite mai certe situazioni. Cercate sempre di capire dove sta la verità. Cercate sempre di capire con chi state parlando. Ma soprattutto fate attenzione, perché purtroppo i malintenzionati sono dappertutto e spesso si nascondono su internet. Detto questo, ragazzi, ho finito di parlare in questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso, lo conoscevate? Cosa ne pensate di quello che vi ho detto, insomma? Scrivetemi tutto quello che volete nei commenti qua sotto. Detto questo, ragazze e ragazzi, vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non fate nulla di criminale, mi raccomando. Ciao ragazzi, ciao ragazze.